Oggi andiamo a vedere in questo video come si può utilizzare la Petrol Machine in modo differente per non perdere l'efficacia, anzi in qualche caso andiamo a prendere una porzione di pettorali un po' più particolare, cosa che invece non avviene quando facciamo l'esecuzione classica che avete appena visto. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Gio Metrano, siete sul canale YouTube Soluzione Gio Fitness. Se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella, è gratuita, iniziate a seguirmi, lascia il like se il video sarà di tuo gradimento per supportare il progetto Gio Fitness. Questo canale, se vi interessa il fitness, potete cercare tantissimi altri video, ce ne sono più di 400, e quindi digitando tra le ricerche di Google o anche quelle di YouTube il nome dell'esercizio che vi interessa con Soluzione Gio Fitness. Parliamo della Pectoral Machine, un attrezzo molto utilizzato in ogni palestra, soprattutto da chi inizia. Questo è un attrezzo molto particolare perché i neofiti lo usano tantissimo e poi viene usato dai professionisti quando vogliono magari portare a cemento il gruppo muscolare. Gli intermedi solitamente lo snobbano perché giustamente preferiscono panca piana, le spinte, le croci. Questo a mio avviso è un macchinario che, se usato nel giusto modo, ti può dare dei risultati, soprattutto quando sei un po' stanco a fine workout, vuoi dare qualche colpo ancora al petto e ci siamo. Vado, chiudo, il busto rimane sempre aderente alla panca, devo cercare di muovere il meno possibile la testa e devo, questo è fondamentale, non tutti ve lo dicono, cercare di concentrare la spinta sui gomiti e non sulle mani. Ragione per cui se io lavoro con le mani molto aperte, quindi su questa parte qui, sono agevolato nel caso, perché facendo leva sulle mani vado a chiudere molto più facilmente. Ma se io porto le mani verso l'interno, ho meno forza di spinta sulle mani e quindi sono costretto a lavorare molto di più con il petto, perché per poter chiudere il movimento, per poter addurre le braccia, devo necessariamente spingere dai gomiti. E quindi abbiamo questo movimento molto ma molto più efficace. Una cosa molto importante è cercare di eseguire questo esercizio alla pectoral solo se questo macchinario lascia indipendenti la parte destra dalla parte sinistra. In passato ho visto tante pectoral machine dove se io facevo questa contrazione, cioè portavo avanti questo qui non aveva diciamo resistenza. In questo caso non va bene, perché se abbiamo la parte destra più forte della sinistra, a lungo andare questo divario, questa disparità di forze peggiorerà, aumenterà. Invece con queste due parti indipendenti abbiamo la certezza che il destro e il sinistro lavorano allo stesso modo. Al discorso di prima, cioè di spingere con i gomiti necessariamente per poter avvertire maggiormente l'esecuzione sul petto, vi consiglio di fare l'esercizio, se non avete problemi di spalle, con le braccia tese, quindi non in questo modo, ma con l'incavo tra avambraccio e braccio che va sul cuscinetto, quindi con le mani parallele al pavimento, e vado a chiudere in questo modo. Ecco, qui ho la certezza che non vado ad aiutarmi in nessun modo con altre parti del corpo, ma il braccio è una leva che mi permette di poter stimolare solo i pettorali. Una piccola parentesi prima di farvi vedere gli altri modi di eseguire l'esercizio alla pectoral machine: se vi piace questo tipo di contenuti, seguitemi anche sugli altri social, Instagram, Facebook e TikTok, format tutti differenti, ci divertiamo e commentate. Trovate ovviamente con Soluzione Gio Fitness. Intanto però fatemi sapere se voi la pectoral machine, il vostro workout ce l'avete, oppure se è da tanto che non la fate. L'altro modo per poter eseguire l'esercizio, come vi dicevo, è mettere le mani sul cuscino e quindi fare questo movimento. L'escursione è molto ridotta, ma vi assicuro che fatta una volta ogni tanto ci sta, perché stimoli i pettorali in maniera diversa. Io preferisco invece eseguire l'esercizio come se fossero delle croci classiche, quindi con un'escursione più ampia, mantenendo le mani su questa parte alta dell'impugnatura. Quindi non mi poggio con i glutei, vado a mettere le mani in questa posizione e vado a lavorare. Ecco, quindi in questo caso sento lavorare tantissimo il petto,
soprattutto anche nella chiusura. Ho la possibilità di mantenere il picco di contrazione e devo dire che è davvero molto interessante anche con carichi non troppo elevati. Ovviamente questa esecuzione, ma anche le altre, va a concentrare il focus, in questo caso sulla parte alta, ma se voglio, man mano che salgo, posso lavorare anche sulla parte medio-bassa. Ora vi faccio vedere un modo poco ortodosso di eseguire l'esercizio, che molto probabilmente non vi permetteranno di farlo in palestra, perché magari si può rovinare il macchinario, però lo trovo davvero strepitoso per la parte bassa. Quindi, allora salite con i piedi sulla panca, portate il busto in avanti ed eseguite l'esercizio impugnando le maniglie in questo modo. Guardate. Schiena sempre dritta, vado giù. Quando inserire la pectoral machine all'interno del workout? Allora, possiamo farlo all'inizio per riscaldare i pettorali prima di iniziare l'allenamento vero e proprio, e quindi possiamo fare un piramidale a salire col carico per entrare in quota e poi avere già il petto pronto per poter essere stimolato con le spinte e le estensioni. Oppure possiamo inserire questo esercizio alla fine del workout per portare a cedimento o per fare gli ultimi colpi, perché magari non siamo ancora soddisfatti al 100% di come è stato stimolato il petto. Oppure possiamo utilizzare questo macchinario all'interno di super serie o maxi serie, dove abbiamo bisogno di continuare a spingere sul petto quando magari non abbiamo più la possibilità di spingere, ipotizzando magari delle distensioni su panca. Quando a un certo punto non ce la facciamo più, magari perché il tricipite è stanco, sapete che il tricipite interviene nella distensione, allora andiamo a lavorare sulla pectoral subito dopo per portare a cedimento il gruppo muscolare e continuare a stimolarlo. Un errore grave che si commette quando si fa questo esercizio è avere il sedile troppo basso e portare i gomiti più in alto delle braccia. Quindi si fa questo esercizio che può pensare vada a stimolare la parte alta, ma le spalle sono messe veramente a durissima prova. Bisogna trovare il setup giusto, che potrebbe essere questo, quindi con il gomito leggermente più basso rispetto alla spalla. E poi è determinante evitare di fare troppo cheating, perché in questo caso possiamo modulare perfettamente il cardio. Se riuscite, dovete mantenere il picco di contrazione per qualche secondo e aprire lentamente, cercando di non arrivare a far toccare i pesi, quindi alla massima estensione, ma fermarvi un attimo prima. Quindi picco di contrazione, allargo, allargo, mi fermo e vado di nuovo. Il petto deve essere sempre in contrazione durante tutta l'esecuzione e dovete ovviamente sentire la stanchezza, la fatica. L'accelerazione è anche molto importante, perché molti la fanno in apnea o comunque sbagliano inspirazione ed espirazione. In questo caso, quando la cassa toracica è aperta, quindi i pettorali nella massima estensione, quindi quando siamo nel punto di partenza, andiamo a inspirare e buttiamo fuori l'aria quando abbiamo la contrazione del petto, quindi la compressione della cassa toracica. Questo esercizio può essere fatto anche in questo modo, quindi lavoro singolarmente e poi con l'altro, oppure in maniera alternata, quindi destro-sinistro, lo trovo veramente entusiasmante, oppure mantenendo il picco di contrazione e aprendo. Qui, come vedete, lavoro è ancora maggiore, quindi il carico va ridotto, è maggiore il lavoro perché la serie dura molto di più, e quest'ultimo esercizio va a stressare maggiormente i pettorali, perché la fase di partenza è nel picco di contrazione. Quindi capite bene che fare la ripetizione dopo che il pettorale è stato contratto per 3-4 secondi diventa davvero pesante, è vero così.
Ragazzi, lasciate un like a questo video, non dimenticatelo, guardate gli altri video che ho fatto. Per adesso non mi resta che augurarvi buon allenamento. Ci vediamo al prossimo video con il prossimo argomento. Se volete suggerirmi qualcosa, joefitness910@gmail.com, mail per darmi delle tematiche nuove da trattare su questo canale, oppure se volete delle info circa il coaching online, programmi personalizzati a distanza. Ciao ragazzi!